Isola dei famosi, Vladimir Luxuria lancia frecciatina, mi piace il Belen maschio. Inizio con il botto per la nuova edizione dell'Isola dei famosi 2023 con Ilari Blasi, che ha mandato più di una frecciatina all'ex marito Francesco Totti. Ma non è stata l'unica. Infatti, Vladimir Luxuria, opinionista del reality show, ha volutamente scherzato sulla famiglia Rodriguez. Mi piace molto il Belen maschio perché giustamente in questa edizione non abbiamo un membro dei Rodriguez ma abbiamo il Belen maschio, ha detto Vladimir con un velo di sarcasmo. Vladimir Luxuria, dopo la sua esperienza come naufraga e come invitata nelle edizioni precedenti dell'Isola dei Famosi, quest'anno ricopre il ruolo dell'opinionista. Accanto a Nicola Savino è una perfetta spalla della conduttrice Ilari Blasi e i suoi commenti sono sempre più diretti. Ecco perché la frecciatina alla famiglia Rodriguez non è passata inosservata. In realtà, l'opinionista ha fatto riferimento al gruppo dei Bonitos, il personal trainer Luca Vetrone e il modello Jonathan Muica, che si sono scontrati al televoto flash nella prima puntata per entrare in gioco in questa edizione del reality. Ho capito perché si chiamano Bonitos, cioè buoni di carattere. Mi piace sia il personal trainer ma anche il Belen maschio. Vladimir avrebbe quindi puntato il modello Jonathan Muica, che però il pubblico non ha scelto come nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2023.